posto e che come dire, ha partecipato anche con il conferimento delle opere per questa iniziativa. Perché? Perché Dominio e perché ha richiesta di uno studio legale. Perché in effetti nell'immaginario di noi altri avvocati, voi sapete che io qui sono in funzione di presidente dell'Alianza Fonseca, sono un avvocato. E abbiamo l'immagine dell'avvocato così come ce l'ha trasmessa Domier. In tutti i palazzi di giustizia contemporanei c'è qualche immagine proveniente dalla produzione di Domier, perché la sua opera è popolata di avvocati, di mantelli di giustizia, di toghe svolazzanti, di giudici di riproduzione di quello che era una classe emergente che rappresentava poi la borghesia. In Francia, prima ancora che in Italia, la Terza Repubblica è chiamata la Repubblica degli Avvocati. Domier lavora prima, ne attraversa parecchie di tempi prima di arrivare alla Terza Repubblica, ma coglie con un occhio attentissimo questa nostra categoria. E abbiamo quindi una serata nella quale lo studio Pacilio ci illustrerà attraverso prima Allison, che è un avvocato italo-francese, e la vicenda del repubblicano Domier. Poi Giovanni Pacilio ci parlerà un pochino di storia e poi abbiamo il professor Ricomini, che è noto a tutti i bolognesi e anche non bolognesi per essere un grande conferenziere e introduttore di storia dell'arte, oltre ad essere a monte ovviamente un grande storico dell'arte conosciutissimo. Vi diamo anche un'anteprima, che è questa. Il professor Ricomini fece una serie di conferenze nel 1989, nel bicentenario, che sono state raccolte allora in un libro che è un libro bellissimo veramente di storia dell'arte e di storia, che è stato recentemente ripubblicato per opera dell'editore Pendragon e che noi avremo il privilegio di presentare in anteprima attraverso l'Alliance Française in una data che non abbiamo ancora deciso e che però vi comunicheremo. Contiamo anzi di poter chiedere alla Tiginasio di poterla fare nella sala dello Stabat Mater, perché pensiamo che possa essere una iniziativa di grande affluenza. E il professor Ricomini ci parlerà poi di quello che è l'artista Domier, perché non è solo un caratterista come ce ne sono altri, ma è stato uno dei grandissimi maestri dell'incisione. Io per quel poco che so di arte di incisione posso dirvi che Fossillon, che era uno dei grandi studiosi dell'incisione del Novecento, lo ha inserito fra i 336 e 28 incisori più importanti nella storia dell'incisione. Basta, quindi vi ringrazio di essere intervenuti, prego fare un saluto al direttore dell'Alliance, Monsieur Luc Ferry, che con noi accoglie questa manifestazione. Buongiorno a tutti, in qualità di direttore dell'Alliance Française di Bologna ringrazio il professor Eugenio Ricomini, grande storico dell'arte e da sempre un amico dell'Alliance Française, di cui vi consiglio la lettura dell'ultima opera dedicata all'arte nella Rivoluzione Francese. Ringrazio inoltre l'Ordine degli Avvocati, presieduto dall'avvocato Giovanni Berti, Arnaud Aldivelli, per la prestigiosa collaborazione.
Ringrazio lo studio legale di Pacciolo nella persona dell'avvocato Moro Pacciolo ed il relatore Giovanni Pacciolo e Alison Zanier che ci hanno proposto di organizzazione di questo evento. Infine ringrazio il nostro nuovo presidente, l'avvocato Giuliano Liberti Arno Aldivelli, con sede di Francia a Bologna. Come vedete abbiamo una mostra di riproduzione di Honoré Daumier, trattata dal libro Les gens de justice. Honoré Daumier, nato è stato un grande artista, pittore e scultore francese, le cui opere commentavano la vita sociale e politica del Francia del suo secolo. Disegnatore, profeta, autore di più di 4.000 litografie, è considerato ultimamente uno dei più grandi artisti francesi. Vi invito a seguire i nostri eventi culturali e i nostri corsi di lingua di cui potete trovare di prova all'inglese. Voilà, e mi ascolto. E